Rimpalli di responsabilità e rimpalli persino di migranti. L'Europa non ha una risposta unitaria e per ora lo si vede soprattutto a est. In Slovenia sono arrivate un migliaio di persone nelle ultime 24 ore. Tutti i valichi stradali con la Croazia restano chiusi, ad eccezione di quello di Dobova, dove resta però bloccato il collegamento ferroviario. I passaggi sono centellinati, i valichi si aprono e si chiudono a intermittenza. Il confine è chiuso, c'è la polizia e non ci lasciano entrare. Non vogliamo restare qui, vogliamo andare in Austria e dall'Austria andiamo in qualunque posto, ma qui non so perché l'hanno chiuso. È un paese piccolo, possiamo anche attraversarlo a piedi, non è un problema per noi, commenta un giovane dentista iracheno nei pressi della frontiera tra Croazia e Slovenia. Dopo la chiusura delle frontiere ungheresi, la Serbia ha continuato a caricare su autobus i migranti in arrivo da sud e li ha portati alla frontiera croata. 17.000 persone sono entrate in un paio di giorni e si prevedono altri 40.000 arrivi nelle prossime 48 ore. Anche per questo l'Ungheria ha appena completato la realizzazione di 41 km di filo spinato anche alla frontiera non fluviale con la Croazia. Budapest, che ora ha accolto oltre 4.000 persone rispedite dalla Croazia, ha allertato i riservisti.